Bentrovati sulla pagina Facebook di Penalty, ma anche sul canale YouTube di Penalty Programma Sportivo. Siamo quelli che raccontano il calcio dilettantistico da 12 anni, ci sarà pure un perché. La puntata del giovedì, come al solito, è imperniata sui quattro gironi del campionato di promozione e anche sui sei gironi del campionato di prima categoria. Partiamo subito con la promozione e partiamo con il girone A. Si è giocata la prima giornata di ritorno, guardiamo il tabellino dei risultati. Castel Termini, Città di San Vito Lo Capo 2-2, Folgore Castelvetrano, Città di Carini 1-1, Iccarense batte Partini Caudace 1-0, Fulgatore ed Accademia Trapani 0-0, Gemini Calcio batte Petrosino 1-0, Marsala Camarat 1-1, ha riposato l'Alba Alcamo. Continua a rimanere solitario in vetta il Fulgatore, al primo posto in questo girone A del campionato di promozione con 27 punti. 26 punti il Camarat, 23 Folgore Castelvetrano, 22 Accademia Trapani, con 21 Alba Alcamo e Città di San Vito Lo Capo, 20 punti Partini Caudace, 19 Gemini Calcio, 16 punti Iccarense, 15 punti Petrosino 1969, con 14 punti il Città di Carini. Chiudono la classifica il Castel Termini con 8 punti ed il Marsala con 2. Sarebbe l'ora di mettere il turbo per non farsi recuperare subito, ma ogni settimana l'equilibrio porta tanti scontri diretti e Fulgatore Accademia Trapani, il big match della 14ª giornata del girone A di promozione siciliana. Lancio lungo in fascia, avanza Genna, se la sistema sul sinistro, c'è il tiro quasi con l'esterno, mi stretta in calcio d'angolo, l'occasione per Alessio Genna che dalla difesa è andato a tirare. La battuta di Campanella verso Messina, contro due, colpo con la mano segnalato dal Folgatore da parte di Leto. C'è il calcio di rigore, fondamentale la segnalazione dell'assistente. Spanoletto la parata di Francesco Mistretta che salva l'Accademia Trapani. Testa, non riesce a servire Secum. Allora riparte il Folgatore con Todaro. In mezzo al campo evita così un paio di avversari, ancora Todaro da fuori, la parata Jarjou ad intervenire, ma il pallone è servito per Messina, calcio a Messina, esce di poco verso il primo palo. Camareri a cambiare campo, il pallone arriva a testa, è pericoloso calcio dal limite centrale. Sbaglia il passaggio Iannazzo, è profondo questo verso Messina, avanti Messina, potrebbe calciare, c'è il tiro basso, avanza a testa davanti il portiere, la parata di Guido Mistretta. Va avanti l'Accademia adesso. Siamo a passaggio verso il centro, Nolfo va avanti, Nolfo ancora, Guido Mistretta a respingere. Ancora Cirrone, profondo, insegue Inglese, c'è il tiro sul secondo palo. Mischia da quelle parti, alla fine la meglio vi è spazio per l'Accademia, salgono in tre a destra, il pallone viene ricevuto adesso da Tempesta, in contropiede Tempesta lo va a fermare Zenna che va ad esultare come se avesse segnato un gol. Finisce qui con il risultato sullo 0-0 tra Folgatore e Accademia Trapani. Ci siamo giocati la nostra partita, all'inizio un po' timorosi, abbiamo subito il loro possesso, la loro verticale che ci ha dato un po' di difficoltà, poi abbiamo corretto un pochettino il tiro, credo che nel secondo tempo siamo usciti fuori, tranne un'azione iniziale che loro hanno fatto, poi credo che abbiamo legittimato, diciamo, legittimato se si fa per dire, dovevamo essere un po' più concreti, soprattutto nelle situazioni che abbiamo avuto dinanzi al portiere, ma ci sta che, ripeto, abbiamo incontrato una buona squadra, credo che la gente che è venuta qua al campo ha visto una gara di calcio molto, come dire, molto intensa, molto interessante, quindi questa è la cosa sulla quale dobbiamo continuare a lavorare e sicuramente dobbiamo essere molto più cinici e cattivi negli ultimi 20 metri.
Ma quello sì, sicuramente, anche perché è stato uno spartiacque, il nostro portiere ci ha abituato a questa prodezza. Naturalmente la partita poteva avere un cambiamento molto, diciamo, imprevedibile, perché eravamo nel primo tempo all'inizio, quindi 15 minuti di gara, insomma è stato per noi provvidenziale, anche, ripeto, poi tutta la squadra ha iniziato a giocare. Voglio fare complimenti ai miei ragazzi, perché sinceramente sono usciti con una grande prestazione, con una buona, come dire, dose di fiducia che ci fa, come dire, lavorare sempre per il meglio per quanto riguarda il prossimo impegno. Quindi era un esame di maturità importante per noi. Vedo, c'è il rammarico di non aver conquistato l'intera posta. Il calcio è anche bello per questo, quindi c'è un avversario di tutto rispetto. Quindi siamo contenti. Ecco. Il secondo cambio è stato un cambio per infortuni, più è stato un cambio tattico. Abbiamo dovuto correggere qualcosa, quindi anche se eravamo a metà del primo tempo, mi sono ravveduto su una situazione che per noi stava diventando un po', diciamo così, molto critica su quella zona di campo, quindi capita, voglio dire. Il ragazzo atleto ha profuso il massimo impegno, non toglie, come dire, la validità delle qualità del ragazzo, su cui in futuro conteremo sicuramente, quindi ci sta pure questo. Primo tempo abbiamo avuto l'occasione del rigore noi, il secondo tempo hanno avuto loro due palle gol con testa, quindi fondamentalmente penso che il pareggio è giustissimo e quindi penso che va bene così. Ripeto, in base a come è stata la partita, va bene così. L'Accademia mi è piaciuta, soprattutto il secondo tempo, ha fatto bene e quindi penso che il pareggio, ripeto, sia giustissimo. Sicuramente se facevi gol sul rigore ovviamente poteva cambiare le sorti della partita, però non è detto, perché comunque magari poi trovavano il pareggio perché ci credevano di più. Ovviamente se fai gol sul rigore loro si devono aprire, devono cercare di recuperare la partita e magari in ripartenza gli puoi fare male, però va bene così. I rigori si sbagliano, si fa gol. Col Vittoria il ragazzo ha fatto gol e ci ha dato la qualificazione. Oggi ha sbagliato e va bene così. Ci sta, dai. Messina si sta impegnando, ovviamente è un valore aggiunto alla nostra squadra, è uno che ha molta qualità, si è ambientato subito perché comunque conosce i ragazzi e quindi va bene. Per noi era importante averlo in squadra e ci siamo riusciti e siamo contenti. Continuiamo a parlare del campionato di promozione. Adesso è la volta del girone B. Anche in questo girone B, prima giornata di ritorno. Questi risultati: Sant'Angiolese Villarosa Calcio 1-1. Città di Casteldaccia batte Profalcore 1-0. Città di Mistretta batte Geraci 1-0. Gorgonia Delia, Aspra 1-1. Super Giovane Castelbuono batte San Fratello 2-1. Gioiosa Lascari Cefalù 2-2. Ha riposato la Castelluccese. Battuta d'arresto per la squadra di Gaetano Mirto, ma il distacco dalla seconda è ancora considerevole. Al primo posto troviamo il Geraci con 34 punti, 25 Super Giovane Castelbuono con l'Aspra, 18 punti Sant'Angiolese e Gioiosa, 16 punti Lascari Cefalù, Gorgonia Delia e Villarosa Calcio, 15 punti per la Castelluccese ed il Città di Casteldaccia, 13 punti il Profalcone, 11 il Città di Mistretta, chiude la classifica il San Fratello con 10 punti. È la volta adesso del girone C del campionato di promozione.
questi risultati della prima giornata di ritorno. Catania San Pio X batte Promende Calcio 1-0. Città di Aci Sant'Antonio batte Gescal 6-2. Belpasso FC 2014 batte Sant'Alessio 4-1. Valle del Mela batte Valdinisi 1-0. Città di Calatabiano batte Nuova Azzurra Fenice 3-0. RSC Riposto Messana 1966 1-1. Ha riposato l'Atletico Messina. In concomitanza del pareggio tra RSC Riposto e Messana 1966, balza al primo posto in questo girone C del campionato di promozione in città di Aci Sant'Antonio. Al primo posto con 29 punti. 28 punti RSC Riposto, 27 Messana 1966, 26 Belpasso 2014, 23 punti Catania San Pio X, 19 Promende Calcio, 18 Valdinisi Calcio, 15 Città di Calatabiano, 14 punti Valle del Mela, con 12 il Sant'Alessio, 11 Nuova Azzurra Fenice, chiudono Atletico Messina con 10 punti e la Gescal con 4. Successo importantissimo dunque per i giallorossi di Gian Nicola Giunta, che tornano a vincere in casa dopo un digiuno che durava da quasi 3 mesi. Gara sostanzialmente equilibrata, con i locali che la potrebbero sbloccare in apertura con Ciliberto, ma il suo tiro a colpo sicuro trova la pronta risposta di Simoni. Lo stesso numero 10 ci prova anche al 20esimo, senza però creare patemi al portiere. La Valdinisi non sta a guardare. Al 36esimo la palla del vantaggio capita sui piedi di De Marco, che però spreca da pochi passi calciando alto sulla traversa. Nella ripresa parte meglio la squadra di Roberto Frazzica, che dopo 3 minuti sfiora il gol con Gaeta, il cui colpo di testa è salvato sulla linea da Arizzi. Al 56esimo proteste dei biancorossi, che vorrebbero assegnato un calcio di rigore su De Marco, ma il direttore di gara lascia giocare. Insistono gli ospiti pericolosi per altre 2 volte, prima con Angina Go che da fuori area costringe Scibili a rifugiarsi in angolo, e poi con la punizione di Mazzullo prontamente disinnescata in tuffo dal portiere. Ma il Valle del Mela non sta a guardare, e dopo il calcio piazzato di Ballarò al minuto 82, deviato in angolo da Simoni, i giallorossi trovano il gol vittoria dal successivo corner, quando Arigò di testa spedisce alle spalle del portiere l'angolo di Ciliberto, facendo così Valle del Mela 1 Valdinisi 0, e per il classe 2004 di casa si tratta della prima rete in campionato. Nel finale però la Valdinisi tenta il tutto per tutto per evitare la sconfitta, ma anche il destro ravvicinato di Longo non sortisce l'effetto sperato. Il Valle del Mela sale in classifica, quota 14 punti e si porta al 9° posto, mentre la Valdinisi rimane ferma a 18 in 7ª posizione. Cominciamo col piede giusto il girone di ritorno, una bella vittoria, una vittoria meritata sul campo, una vittoria che praticamente ci fa lasciare, spero definitivamente, i bassi fondi della classifica. Il mister professa sempre ci dobbiamo salvare, però penso che noi non abbiamo la squadra per salvarci. Abbiamo la squadra e lo abbiamo dimostrato in tutte le partite che ci sono state nel girone di andata. Siamo stati sfortunati. Sabato andiamo a Santa Lucia, siamo a 4 lunghezze della Promende, che doveva vincere il campionato. Andiamo a giocarci la partita là, e poi penso tutte le partite da ora in poi le affronteremo con un altro spirito, non con lo spirito dell'acqua alla gola che ci dobbiamo salvare, perché io penso e sono convinto che andremo a fare anche i playoff. La Messana è la rivelazione del campionato e tallona la capolista Russo Sebastiano, campione d'inverno del girone C e semifinalista di Coppa Italia. RSC, che in occasione del primo big match domenica si andrà a Belpasso per altri 90 minuti di fuoco. Platania e Napoli, primi minuti biancazzurri per la RSC e solo corner. E poi tentativi anche di Mangano in tapin ed Emanuele da calcio d'angolo. Ancora Emanuele, stavolta dalla distanza, sinistro e palo sfiorato. La Messana resiste, va in protesta eccessivamente, aggiungiamo noi, quando D'Amico, lanciato da Buda, frana appena dentro l'area. L'arbitro, la paglia di Enna, concede ai peloritani calcio d'angolo al termine di un contrasto poco più che carezzevole tra Salemi e l'attaccante ospite. Al 45esimo, uno dei momenti chiave della sfida, D'Amico per Misiti, che vince il duello con Salemi,
Anche qui episodio che chiama in causa il direttore di gara. Apertura per Buda che dal fondo la mette in mezzo, la RSC si dimentica di Gennaro che indisturbato di testa colpisce e fa 0-1. Messana in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo, scombinati i piani della RSC, gol che cambia radicalmente il volto di una partita in mano alla Russo per buona parte di questo primo tempo e che adesso vede gli ospiti avanti di misura. È il momento di Mattia Leotta, dopo 10 della ripresa lascia Napoli, primo cambio della partita, mentre la Messana è molto pericolosa con un destro a giro dal limite di Marino che finisce a lato. Altro cambio biancazzurro, riecco Antonio Messina che si era infortunato a novembre ad AC Sant'Antonio, lascia Emanuele quando corre il minuto 20. La RSC prova a fare la partita ma viene imbrigliato da una Messana abile anche ad innescare, almeno nelle intenzioni possibili, pericoli in velocità. Un pallone perso in mezzo al campo dei locali rischia di diventare letale a metà tempo. D'Amico, servito da Barbera in velocità, scaglia il mancino verso l'attento Cisterna. Alla mezz'ora suona la carica Leotta, destro spuntato, facile preda di Lima che all'andata gli parò un rigore. E suona la carica anche Castorina, servito dal neoentrato Proietto, anteprima di un finale nel più totale arrembaggio biancazzurro, sinistro poderoso e pallone di poco alto. A proposito di neoentrati, Seminara al di là del campo per squalifica fa uscire Mangano e mette Bonaventura nella mischia. Quest'ultimo va al tiro ma non inquadra il bersaglio a 7 dal termine regolamentare. Finale concitatissimo, c'è in campo solo la RSC, punizione di Messina, saltano Salemi e Nicotra alla ricerca di un finalizzatore che risolva la domenica, risponde all'appello Leotta che viene travolto da Lima al momento di battere a rete in piena area di rigore, penalty per la RSC, calcio di rigore tra le proteste, manco a dirlo, della Messana che perde per doppio giallo Misiti. Mattia Leotta ripete la sfida di quella che fu la prima giornata d'andata col portiere messinese, ma stavolta vince il duello e fa 1-1. Liberata la gioia di tutto, la RSC premiato l'assalto finale e dunque la Russo Sebastiano ritrova pure il gol di Leotta che non segnava dalla doppietta sul Calatabiano di inizio dicembre e raggiunge quota 11 in classifica marcatori, confermandosi primo nel girone C nonché tra i primi migliori realizzatori dell'intero campionato. E dunque pari e patta, ma è un traguardo amaro, amarissimo per l'attaccante della RSC e per tutta la squadra perché 3 minuti dopo la gioia, già ammonito, è costretto al forfè. Crolla Barbera, probabilmente appena sfiorato, e Leotta viene cacciato ingenerosamente negli spogliatoi dalla paglia. Un'espulsione che gli costerà bel passo tra 8 giorni in compagnia del suo gemello del gol, Tornitore. Così è, così sarà. Si prosegue in 10 contro 10 e qualche proposizione dell'RSC nel recupero senza esiti. Un pari, il secondo di fila in casa e il terzo in gare ufficiali. Da stasera la RSC riposta è seconda dietro l'AC Sant'Antonio che, come da pronostico, ha travolto la Gescala. Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione con il girone D. Risultati di questa prima giornata di ritorno. Megara 1908, Priolo Gargallo 1-1. FCM 2011, Mister Bianco, batte Frigentini 3-0. Atletico Catania 1994, batte Scicli 2-1. Città di Canicattini, batte Gimini Cascordia 2-0. Vittoria, batte Mister Bianco Calcio 1-0. Città di Avola 2020, Vizzini Calcio 1-1. Ed infine SC Gela, batte Pro Ragusa 2-1. Continua il testa a testa nel girone D tra SC Gela ed FC 2011 Mister Bianco. Abbiamo sempre in testa la squadra di Fausciana con 34 punti, con 32 l'FCM 2011 Mister Bianco, 27 Atletico Catania 1994, 26 per il Vittoria, 20 punti Città di Canicattini e Scicli, 17 Gemini Cascordia, 15 punti Priolo Gargallo e Mister Bianco Calcio, 14 Frigentini insieme alla Città di Avola 2020, 11 punti per il Vizzini, 10 punti Megara 1909, chiude la classifica il Pro Ragusa con 9 punti. La
La SS di Gela riprende da dove aveva lasciato, ovvero vincendo. Al 14esimo a sorpresa va in vantaggio la squadra ospite. Alla prima opportunità, ospiti in vantaggio con un colpo di testa di Camuti sul cross che arriva dalla destra di Guastella. La reazione al 22esimo con Deoma che sbaglia un gol facile sull'errore di Carnazza. Il pallonetto infatti non è preciso e si alza sopra la traversa. Al 33esimo arriva però il pari. Lancio perfetto per Deoma che salta due avversari ma viene steso in area di rigore prima della conclusione. Dal dischetto Pira non sbaglia e fa 1-1. Dopo appena due minuti, altra opportunità per il 2-1 immediato con i bianco-azzurri che sbagliano una serie di conclusioni una dietro l'altra con la difesa ragusana che sventa con qualche difficoltà. Nella ripresa ancora pro Ragusa, pericoloso al 49esimo con Vitale che potrebbe portare in vantaggio la sua squadra. Pandolfo però è reattivo e pronto all'uscita immediata. Al 15esimo triplo cambio per il Gela con Brasile, Floridi e Argenteni dentro al posto di Caci, Pira ed Acia. E al 67esimo arriva il gol del Gela. Dall'angolo battuto da Riggio c'è la respinta del portiere Cavone, però sui piedi di Scerra che quasi involontariamente segna la rete del 2-1. Il pro Ragusa non ci sta e l'81esimo crea ancora un pericolo dal lancio smarcante dalle retrovie per Rimmaudo. Ancora una volta Pandolfo è tempestivo ad evitare il gol della beffa del 2-2. Finisce dunque 2-1 e Gela che torna in testa alla classifica dopo la vittoria del Mister Bianco di sabato scorso. Una nota a parte merita lo stadio Vincenzo Presti. Da una parte la manutenzione del rettangolo di gioco, dall'altro invece lo stato indecente degli spalti. I tifosi se la sono presa anche con i giornalisti per lo stato in cui versano gli spalti, compreso i box della tribuna stampa. L'assessore Incardona, presente allo stadio, ne ha preso atto e ha promesso interventi immediati. Anche se finiva 0-0 ovviamente rimanevo soddisfatto della prestazione, anche se non si poteva non vincere questa partita, però il calcio lo sappiamo bene, benissimo come è fatto, ci sono gli episodi purtroppo tante volte un po' per imprecisione, un po' per sfortuna, però una vittoria meritatissima, ci sta anche se è arrivato in quel modo il gol bene e si diciamo ricombatte il gruppo, anche queste vittorie fanno bene sotto questo punto di vista psicologico, quindi va bene, ci prendiamo questi punti, continuiamo la nostra rincorsa, oggi era importantissimo cominciare il girone di ritorno bene, l'abbiamo fatto anche con una grande prestazione. Mi è piaciuto il gruppo è stato combatto, ha lottato dal primo al 95esimo minuto, anche se siamo partiti un po' a rilento, però ci sta perché dopo la sosta natalizia è sempre così, anche a livello mentale stacchi un po' la spina e quindi i primi minuti ancora dovevamo prendere un po' l'abitudine del terreno di gioco, però alla fine la prestazione ci ha premiato bene, benissimo con quel gol di Leone, anche per lui ovviamente è un modo per riprendersi anche dal periodo un po' negativo, ovviamente un po' tutto il gruppo aveva bisogno di questa vittoria e principalmente ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto tutti i 90 minuti, questa vittoria è dedicata a loro. E dopo i quattro gironi del campionato di promozione, adesso il rullo con le immagini, i risultati, le classifiche dei sei gironi del campionato di prima categoria.
È stata una partita bella e avvincente, giocata a viso aperto dalle due formazioni, con l'Aquila che ci prova subito per due volte, ma prima di Bella cicca il cross di Calderone e poi Mastroianni da fuori trova la parata del portiere. Al terzo tentativo però i biancorossi passano, quando al minuto 22 proprio Mastroianni con una magistrale punizione batte De Francesco, facendo gioire i tifosi del Pietropaglio. Esecuzione fantastica del bomber bafiese che spezza così l'equilibrio del match, firmando inoltre il suo 8° centro in campionato. Il Città di Galati prova la risposta e al 25esimo la punizione di Frisenda viene deviata in angolo dalla barriera. Al 31esimo altro squillo dei locali con la botta da fuori di Benenati, che non trova di poco lo specchio della porta. Bersaglio però che al 37esimo centrano gli ospiti, quando Eric Campisi raccoglie l'invito di Basilio Campisi e di testa anticipa Foti, ristabilendo la parità e siglando così il gol numero 6 in stagione. Gli ospiti prendono coraggio e pochi minuti dopo Giuseppe Parafioriti serve in aria venuto, ma il signor contraffatto ferma il gioco per posizione di fuorigioco. Nella ripresa parte subito forte il Città di Galati, che dopo 50 secondi ribalta il risultato con lo scatenato Eric Campisi, lesto a girare in rete col sinistro l'assist di Frisenda, facendo gioire i numerosi tifosi blu giallo rossi. Per Campisi doppietta personale, 7ª rete in campionato. Non ci sta all'Aquila, che tenta di rimettere tutto in parità, ma prima il piazzato di Calderone è disinnescato da un super intervento di De Francesco, poi rotella di testa manda alto sulla traversa il cross di Calderone e sempre rotella al 55esimo finisce giù in aria dopo un contatto con Matteo Serio, ma il fischietto di Catania lascia giocare. Gli ospiti non stanno a guardare, tentando di colpire con veloci ripartenze. Al minuto 80 solo la tempestiva uscita di Foti sbarra la via del gol allo sgusciante Vicario. Poi però in appena due minuti succede l'incredibile, perché i biancorossi trovano prima la rete del pareggio con il solito Mastroianni, che all'88esimo fulmina De Francesco con un chirurgico sinistro dal limite, mettendo a segno così il gol del 2-2, la sua doppietta personale e il suo 14esimo sigillo stagionale. E poi al 90esimo trovano il gol vittoria con Rotella, che gira alle spalle del portiere l'angolo di Alosi, facendo così Aquila Bafia 3, Città di Galati 2, e gioia incontenibile per i biancorossi, che possono esultare alla rete numero 6 in campionato di Rotella. Ma è un gol contestato dagli ospiti, che ritengono non esserci l'angolo concesso da contraffatto sul tiro di Rotella, da cui nasce poi la rete del successo bafiese. In pieno recupero quindi assalto disperato del Città di Galati, che al 94esimo ci prova con Frisenda, ma il suo tiro è prontamente respinto da Calderone. Con questo successo l'Aquila rimane imbattuta in casa e vola in testa al campionato in solitaria con 33 punti, mentre il Città di Galati rimane fermo a 30 e scivola in seconda posizione. Dopo le feste si stacca la spina, quindi non è facile rientrare in campo ed essere concentrati come quando lo eri prima che finiva il giro d'andata. Quindi avevo un po' paura da questo punto di vista, anche perché abbiamo una squadra giovane e sai benissimo che le feste se ne sono fatte, sono divertiti e non era facile collegarsi subito col campionato. Avevo molta paura di questa partita perché conoscevo la forza anche della squadra avversaria, giocatori molto esperti. Meno male che qualcuno mancava, perché era infortunato. Da questo punto di vista, quando non li ho visti in campo, sono rimasto un po' contento. E giustamente noi abbiamo cercato di fare la nostra partita in un campo grande, sai benissimo che abbiamo ragazzi giovani, dove più passa il tempo e più poi usciamo. Eravamo un po' carichi, avevo detto ai ragazzi che sicuramente al primo tempo soffrivamo un pochino, per poi il secondo tempo le gambe sarebbero sciolte, perché abbiamo fatto un buon lavoro in questa preparazione delle feste. Quindi da questo punto di vista è stato così, poi il secondo tempo siamo usciti un po' di più e diciamo che la vittoria è stata meritata. Beh, io guardo la striscia positiva della squadra più che altro. La classifica sì, la guardiamo, ma è inutile, ancora è presto per fare conti. Io avevo detto oggi la cosa principale era vincere, perché ci staccavamo dalla sesta, ci mettevamo a 10 punti, quindi non vado a guardare, mi metto a un punto dalla prima o a 3 punti dalla seconda, o devo andare a vincere il campionato. L'obiettivo della società è quello di fare playoff, sicuramente con una migliore posizione. Non nascondo, è logico, non possiamo dire che
non guardiamo anche un occhio alla testa della classifica. Sappiamo che abbiamo qualcosa in meno di qualche altra squadra, perché ci sono squadre molto più esperte di noi, però da questo punto di vista ormai in questo momento ci ritroviamo a 10 punti dalla sesta e ogni partita per noi è una partita. Come ho detto ragazzi, ci sono 14 finali, giochiamo una partita, ogni partita che giochiamo dobbiamo vincere, non possiamo aspettare o fare giocare per il pareggio, perché non siamo squadre che possiamo giocare per il pareggio. Tutto quello che facciamo, andiamo a fare sia in casa che fuori casa, lo faremo sempre per vincere, perché ho detto ragazzi, due partite, due pareggi sono due punti, due partite, una sconfitta e un pareggio sono tre punti, quindi noi in qualsiasi campo andiamo per vincere. Sì, innanzitutto, come ci dice sempre il mister, l'importante è che ci divertiamo, l'importante è divertirci e poi il risultato è frutto di quello che facciamo durante la settimana. Sono felice per il risultato, per la prestazione soprattutto, quello che cerco di dare ai miei compagni è l'aggressività e il temperamento, che è quello che serve soprattutto per vincere queste partite. I risultati ci dicono questo, i risultati ci dicono che nelle ultime 10 partite abbiamo subito 0 gol, abbiamo un attacco veramente di categorie superiori, posso affermarlo con certezza. E soprattutto abbiamo voglia di dimostrare che l'anno scorso non siamo stati solamente una squadra così tanto perché c'era, invece siamo una squadra organizzata, abbiamo voglia di fare bene, abbiamo visto oggi i risultati delle altre squadre, siamo dispiaciuti per la vittoria sul finale del Pavia, però sappiamo che sarà un campionato difficile fino all'ultimo. Bentrovati al campo sportivo Attilio Grimaldi di Randazzo, si gioca la 14ª giornata nel campionato di prima categoria nel girone E, primo turno di ritorno per il Caggi di mister Camarda, reduce dalla vittoria che ha chiuso il 2022 sul campo dell'Atletico Biancavilla per 4-1. L'avversario odierno sono i padroni di casa del Santa Domenica Vittoria, che nell'ultima sfida hanno pareggiato per 1-1 contro il Lingua Glossa. 4-3-3 per il Caggi con Montesanti, Riccina, Dallura, Donato, Vaccaro, Chirillo, Mannino, Cantarella, Alaimo, Barriga e lo Iagono, prima chance offensiva e prima conclusione verso la porta di Montesanti. Ci ha provato Ruffino senza grossi problemi, l'estremo difensore del Caggi al 14esimo. Chirillo parte dalla propria metà campo, salta l'avversario, poi si fa ingolosire da una conclusione complicata, sfera che termina sul fondo. Al 15esimo nuovamente il Santa Domenica Vittoria con il cross di Padanè viene respinto alla difesa con Dallura, c'è una doppia deviazione alla fine sopra la traversa, la conclusione da parte del numero 10 Bonaccorso. Al 20esimo Cantarella va all'uno contro uno e salta l'avversario a destra, il suo cross smanacciato da Caggeggi, poi la conclusione ravvicinata di Chirillo, ancora Caggeggi bravo a dire di no al centrocampista di mister Camarda. Minuto 27, rimessa laterale, la spizzata di Catania, il pallone arriva ancora a disposizione di Bonaccorso che si divora letteralmente il gol dell'1-0. Minuto 32, nuova offensiva dei padroni di casa, Spidaleri crossa dalla sinistra, c'è un tocco e la sponda per la conclusione di Spartà, era stato bravo Ruffino di testa a servire il numero 7. Al 39esimo svarione dei locali, allora Chirillo intelligente appoggia per Cantarella, inizia così il 2023 del Caggi, il vantaggio con questo bel sinistro del proprio numero 10, importante l'azione ovviamente di Grillo e il conseguente assist, sfreccia così il Caggi, sfreccia così salvo Cantarella e fine primo tempo allora con risultato che dice Santa Domenica Vittoria 0, Caggi 1, decide il gol di Cantarella realizzato al 39esimo. Pronti a raccontarvi del film della ripresa che si apre dopo 5 minuti con Ruffino che si ritrova il pallone dopo questa rincorsa da parte di Dallura. Ancora Ruffino riesce a passare in area di rigore, Ruffino temporeggia, poi va al tentativo di cross che è perfetto per il compagno Bonaccorso. Il 10 è Spregone e anche in questo caso fallisce l'occasionissima per l'1-1. Chirillo invece break su Catania, poi conclusione
occasione che viene smanacciata prima dal portiere e poi allontanata dalla difesa del Santa Domenica Vittoria. 64esimo esce Alaimo, dentro Cosentino. 66esimo Donato prova a gestire il pallone, c'è il pressing però di Modica e Ruffino che si può involare verso la porta, scivola anche Chirillo e allora troppo comodamente il numero 9 può fare 1-1, un episodio per parte, un gol per parte. Santa Domenica Vittoria 1, Caggi 1. Scorriamo fino al minuto 68 perché la formazione di mister Camarda è subito pronta alla reazione. A destra Riccina butta giù l'avversario, crossa in mezzo, allontana la difesa del Santa Domenica Vittoria, tanta confusione, Caggeggi la tocca anche Cantarella, poi Varrica per Filippo Lo Iacono che si gira in aria in un fazzoletto e fa 1-2, gol pesantissimo quello del numero 11 che riporta dopo 120 secondi il Caggi in vantaggio. Al 70esimo proprio Lo Iacono esce al suo posto Franco, poco dopo sarà il momento di Costanzo al posto di Mannino. 77esimo attacca ancora il Caggi, prova ad allontanare la difesa del Santa Domenica Vittoria, Franco da nuova linfa servendo a sinistra per Varrica, il numero 9 rientra verso il destro, lo scaglia dal limite, lo mette sotto la traversa, 3-1 e punto esclamativo sul match a opera della bomber Cristian Varrica. Rivediamo a rallenti, Caggeggi non può nulla, adesso sul più 2 sembra fatta, ma eccolo lì il cross che vale questo calcio di rigore per presunto tocco con la mano di Dallura che si dispera dal dischetto, però è clamoroso il tentativo anche inspiegabile da parte del numero 9 Ruffino che si fa ipnotizzare dall'estremo difensore Montesanti, tocca a cannata al posto di Varrica. 85esimo punizione di Cantarella per Dallura anticipata all'ultimo momento da Caggeggi, all'86esimo fuori Cantarella dentro Scandurra, ma non c'è più tempo, il 2023 del Caggi inizia con una vittoria importante e pesante sul campo del Santa Domenica Vittoria, termina 3-1 ed è ancora slanciata la corsa alla vetta della formazione di mister Camarda. Non c'è altro risultato che la vittoria scacciacrisi per il Città di Belpasso alla vigilia della prima di ritorno dopo la chiusura con lo 0 nella casella delle vittorie in 13 giornate. Marino è divenuto prove generali di sintonizzazione in avvio, alla fine conclude Ravalli sul muro difensivo dei peloritani che protestano dall'altro lato per un presunto mani di Rizzuto su tiro a botta sicura di Lopresti, ma non c'è praticamente distanza tra il pallone scagliato e il capitano Eteneo al momento della conclusione e vede bene l'arbitro su Rusca che concede corner agli ospiti molto pericolosi in questa fase della partita con Gangemi che si rivela spuntato sotto porta e telefona a Genovese. È in corso il minuto 45 al San Gaetano, i rossoverdi della scacchiera vanno in manovra con Catani e Blangiforti, cercasi Ravalli sull'out di destra, gran lavoro che libera Marino, stop sinistro, rasoiata di destro e taglio netto alla partita. Anthony Marino la sblocca lui, uno dei tanti giunti in dicembre e che torna al gol dopo un mese esatto quando aveva realizzato il primo centro col CDB a Santa Venerina. Dunque gol numero 2 per Marino, ma soprattutto Città di Belpasso in vantaggio e che sblocca un delicatissimo confronto innescando gioia in campo e sugli spalti proprio allo scadere del primo tempo. Sull'1-0 si esalta la formazione belpassese, la ruba Flavio Toscano a sinistra che diventa irresistibile, pallone poco indietro a Divenuto che ha la possibilità del raddoppio ma la spreca così e si va all'intervallo sull'1-0. Troppo poco, un gol ricordando diversi precedenti con rimonta avversaria e allora subito nella ripresa voglia di blindare il risultato con protagonista Divenuto che accelera e sportella con Gangemi, niente penalty. Poi Blangiforti pigia il telecomando per far partire Ravalli, esco io, avanzi tu, alla fine ne esce un misero passaggio per nessuno dei belpassesi lì davanti e Micali ringrazia. Dall'altro lato occhio a Cammarata che trova ampi spazi, lasciati liberi in tre quarti, al limite la conclusione da dimenticare grazie ai padroni di casa che rischiano di nuovo sotto i colpi di Lopresti, non irresistibile la conclusione ma Genovese è attento e mura la porta in maniera glaciale. Lascia proprio Ravalli all'ora di gioco, dentro Vincenzo Lopresti che fa l'esordio e in contemporanea fuori Tisano, dentro Consoli. Doppio cambio dunque nelle Città di Belpasso e poi apprensione per Toscano che si accascia per un problema alla caviglia,
Ferruccio perde un riferimento prezioso in mezzo al campo, ma fortunatamente col passare dei minuti il gioiellino del 2006 sembrerà non accusare sintomi gravi. Necessaria comunque l'immediata sostituzione all'accensione dei riflettori e quindi a metà abbondante della ripresa. Borzì in campo e subito si presenta sotto porta con una chance per raddoppiare, ma non coglie in pieno la palla lanciata dalla bandierina da Consoli. Ma soprattutto non sfrutta Borzì un pallone di platino servitogli da Divenuto, lanciato ad area aperta da Marino, piattone alto da buonissima posizione, e si dovrà ancora soffrire per centrare un'impresa che pian piano si materializza, anche perché il Real Gazzi non attacca di fronte a un avversario che stavolta a livello di percentuale di errori difensivi sta al minimo. Intanto fuori Marino, dentro Amore, il quale subito va al possesso e apparecchia per Divenuto da buonissima posizione, non riesce a sbloccarsi in questo sabato alla seconda opportunità nitida, ed è forse questa l'unica pecca di una partita che il Città di Belpasso chiude in crescendo. Il ritrovato attaccante lascia poi il campo per Bilieri in attesa di un finale col brivido. I messinesi bussano con D'Angelo che immischia la manda di poco alta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Questa occasione va a vuoto e sancisce l'1-0 finale, l'esplosione di gioia per una vittoria che al Città di Belpasso mancava da ben 17 gare ufficiali, finito il digiuno e da questo memorabile sabato sera. FC Gravina 2018 inizia l'anno solare 2023 così come aveva concluso quello 2022, cioè con una vittoria in rimonta con il punteggio di 2-1 con la rete della vittoria nei minuti di recupero. Terzo minuto, Capitan Viola batte questo calcio di punizione al cerchio di centrocampo all'interno dell'area di rigore, il tocco di Danilo Fazio che mette la sfera in calcio d'angolo. Della battuta del corner si occupa il numero 11 Brischetto, la palla messa al centro area e colpo di testa di Mirone che termina alto sopra la traversa di Uccellatore. Sesto minuto, alla prima azione favorevole gli ospiti passano in vantaggio, Marziale mette questo pallone all'interno dell'area di rigore, la respinta di Sapienza proprio sui piedi del numero 28 Corsaro che mette la palla in fondo alla rete per il vantaggio della squadra ospite. Nono minuto, ospiti ancora in avanti da Maugeri a Marziale che effettua questo traversone dalla destra troppo sul portiere e Sapienza può bloccare la sfera. Sedicesimo minuto, calcio di punizione per l'FC Gravina, si incarica dalla battuta Peppe Marchese ma il suo tiro termina al lato della porta della squadra ospite. 28esimo, Viola mette in aria questo pallone, nessuno dei compagni è pronto alla deviazione e la sfera termina tra le braccia del portiere ospite. 53 FC Gravina ancora in avanti, la palla in aria per il Brischetto che si destreggia tra un paio di difensori ed effettua questo tiro che viene messo in calcio d'angolo dal numero 5 Motta. Minuto 58, ancora alla ricerca del pari la squadra biancoverde da Marchese a Fabrizio Platania che effettua questo tiro che termina di poco alto sulla traversa della squadra ospite. La ricerca del pareggio della squadra gravinese viene premiata al 59esimo, calcio di punizione dal limite di cui si incarica Marchese, il suo tiro viene respinto dal portiere Uccellatore, sul pallone si porta il numero 8 Fabrizio Platania che mette la palla in rete per il pareggio della squadra di mister Daniele Conti. 61esimo, sulle ali del ritrovato pareggio l'FC Gravina continua ad attaccare, il rinvio di Sapienza che giunge fra i piedi di Brischetto che entra in area di rigore, mette questo pallone al centro troppo sul portiere però che blocca la sfera. Minuto 65, squadra biancoverde ancora in avanti, calcio di punizione di Marchese in aria per Abramo che per un soffio non arriva alla deviazione a rete, la palla termina sul fondo. Minuto 69, ospiti in avanti e con questa pericolosissima azione il tiro di Vasile deviato in angolo con una gran parata dal portiere Sapienza.
ultimi istanti di questa gara, forse nell'ultima occasione consentita alla squadra gravinese per tentare di ottenere la vittoria. C'è questo calcio di punizione sulla tre quarti campo che viene affidata al numero 19 Mirko 25. La palla calciata in area di rigore, respinta dalla difesa ospite, la palla giunge al numero 4 Abramo che mette questo pallone in area dalla parte opposta. L'uscita avventata del portiere uccellatore e la girata meravigliosa di Cristian Concorso che mette la palla in rete, e il signor Antonio Pio Raiti della sezione di Siracusa segnala il termine dell'incontro, quindi proprio all'ultimo secondo il numero 7 biancoverde ha dato la vittoria alla squadra gravinese di mister Daniele Conti, che ottiene 3 punti importantissimi per il proseguo del campionato. Con le immagini insieme ai risultati e le classifiche del campionato di prima categoria concludiamo qui la puntata odierna di Penalty on Demand, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda come al solito sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sulla pagina Facebook di Penalty. Per quel che ci riguarda, qui in versione social ci rivedremo fra 7 giorni precisi.